Grazie, qui benvenuti a questo nuovo live. Oggi siamo sempre ritrovati su Battlefield 4. Non chiedetemi quanti video ho deciso di fare, non lo so neanch'io. Poi cercheremo comunque di ripetere una buona, come dire, un punteggio. Quando si insegna iniziando da punti, ok, comunque. Allora, siamo già morti. E che non mi aspettavo di trovarmelo lì, devo ammettere, no, però forse grazie questo signore è gioco di squadra, anche se ho pochissima vita. Ma quanto tempo ci mette? Ah, ok, sta mettendo un sacco di tempo. Sto usando la K5C, che non ho capito bene che arma sia. E non che io sia così vicino, ma lo so da dire com'è che sovrano. E che non so, da nulla essendo una K47. Però poi io ho dato un'occhiata alle... Niente di nome. Ho dato un'occhiata alle caratteristiche. Sì, vabbè. Lasciamo stare, ragazzi, che qua... Strogo totale, come stavo dicendo, dato... Guarda che... Non c'è più nessuno. Comunque stavo dicendo, ho dato un'occhiata alle caratteristiche. Questo non è vero, 1.557 è lo stesso, cioè classico munizionamento NATO, quindi non ho ancora capito bene cosa sia, anche perché AK5 credo che sia una della K47. Non so, non sono tanto sicuro, c'è un possibile contatto, che ok, io l'ho segnalato, però chissà cosa stia, siamo. Poi si deve assist, grazie, questo cono qua non stavo riuscendo a capire niente, che come al solito sto giocando in SD quando devo registrare. Poi ecco, l'altra cosa che non ho capito è come mai prima avevo, c'era la visuale a un pochettino, non so come dire, comunque sopra sotto c'era meno spazio, si vedeva meno, che è tutto mio, adesso è tornato normale. La domanda che mi sembra giusta è: perché succede? Comunque, a questo proposito, becchiamo il camper. Siamo qua. Ah. Ma è morto? Sì. Che fortuna. No, è tutto fuorché morto. Bene, stiamo iniziando bene. Stavo dicendo, quello lì, fidati ragazzi, era tutto fuorché morto. Ah, mi era abbastanza veloce cercare di scaricarmi che ho caricato la mia sedia e per me è proprio più bene. Sì, è granata abbastanza rapida perché io non ho mai... Mamma mia! Tutto quello qua sta diventando overpower e faceva abbastanza schifo. Comunque stavo dicendo, granate, io non ho mai imparato a usare. Allora, voi qualcuno aspettate, voi mi parlo. Qua è amico nemico, secondo me siamo a me. Mi state dicendo che qua nessuno ha le munizioni? Solita sfida. Allora, a questo punto direi di andare su C. Fa un po' di casino, anche se con 18 colpi soltanto tirava automatico. Pistola, ma siamo ancora. Consiglierei di non tirare in ballo pistola in questo gameplay. Sto veramente sfruttando tantissimo. Sto sfruttando il doppio rispetto a quanto lo sfrutto di solito. Non sto scherzando. Effettivamente le pistole io le uso pochissimo. Mi dà come fosse un altro portiere di primo, ecco, due. I 23. Io però, vabbè, un po' così non fate finta. Quando non c'è chi lo può giocare a serio, cioè non gioco c'è chi nel senso sensato, come si dice, ma già nel senso ottica 6x8 per, cioè gioco fino a 4x. Lo so che molti volte diranno non è un vero cecchino, però non c'è, cioè, e vi assicuro che non è così semplice come sembra, visto che in Battlefield non vale la legge del one shot one kill, che alla fine forse è anche meglio, ok?
Carlo può dire di fare quello che so far meglio, cioè tirare giù carri armati, naturalmente con grandissimo esplosivo C4. E io qua però ho finito completamente le munizioni. Le domande che sono, è 4-0 buono, però io mi servirebbe qualcuno che mi fornisse le munizioni. Ma qua di supporto non ne vedo. No, non me la volete proprio dare, vabbè. Questo, no, non è perché non è roba non buona, ma proprio perché non ci sono supporti in giro. E mi ha detto, ah, poi altra cosa, è vero, vedete qualcosa di qui, non è abbastanza chiara, la cosa verde, no? Ho finalmente capito a cosa serve. Quella lì si ricarica con i cosiddetti punti squadra, cioè tutti i punti che avete, non so, assistenze di squadra, danni curativi alle squadre, cose di questo genere. E vi dà i vari bonus, e attenzione, non finisce quando voi morite, ma quando muore tutta la squadra. Quindi il mio consiglio è, per non abbassare che camper, no, anche, voi state cercando di conquistare anche l'obiettivo di singolo, conquistare, cioè, stavo dicendo, sì, vabbè, dovevo morire prima o poi, stavo. Gioco naturalmente detto, forse lo anno dopo devo ucciderlo. No, ti stai salvo, ho fatto l'errore, io non l'ho visto. Se dovete essere buoni qui, una cosa secondo me da fare è sapere riconoscere i propri errori. È l'unica cosa secondo me che avete per migliorare, che riconoscendoli cercate di non farli più, poi alla fine li risparmiate. Ah, sono piccoli particolari. Ora sono 5 minuti, sto giocando abbastanza bene. Ok, adesso farò tipo 4-5 volte. Mi metterò a fare schifo, come avevo detto. Quindi poi quello lì è abbastanza camperato. No, però dobbiamo difendere lì. Ragazzi, lì è quella più importante, perché se la prendono e sono bravi, non ve la siete finiti. Non riuscite più a prenderla. Ragazzi, sono cose che mi sono successe perché si mettono tutti a camperare dove c'è l'ascensore, quello che va più in alto, e prendete più sotto sono da un quarto, una da una parte o dall'altra, non li prendete più, è inutile. Ragazzi, un attimo stare la bandiera, perché qua l'ho visto, ecco, un veicolo. Voglio capire dove che vuole andare. Perché là? Sto pensando, forse a questo punto di camperaggio, però stavo pensando che forse hanno cambiato tutto, perché mi ricordo che qua prima, cioè se tu conquistai con grande lavandia, poi te ne andavi, comunque rimaneva il salmiente, proprio come potete vedere. Hanno diminuito quello che si riceve conquistando le bandiere, però non c'è qualcuno. No, cavoli! Sì, qua ho fatto anche io l'errore qua. Non come neanche dato. Perché mi sono alzato? Vedete, lì è comodissimo. Più fine delle cose più comode e come bandiera l'ho mai fatto. Comunque si era fatto una secondaria, anche se non serve a niente. E andiamo su, cioè, a questo punto non è tanto da fare. Cioè, sì, c'è soltanto una bandiera per pistare. Ok, va bene, qua da qualche parte c'è qualcuno. Qua andiamo tutto del coltello perché è troppo bella la come che fatto veramente bene la tank, andiamo sul tank destroy, ovvero distruzione di carri armati. L'importante è che vicino al carro armato non ci sia una squadra.
soldato di fanteria, cosa che invece c'è. Vediamo. Purtroppo, se voglio riuscire ad avvicinarmi al cavo, devo. Mamma mia, stavo anche risparmiato ancora, 14. Comunque ragazzi, a questo punto avete capito che distruggere un carro, però quello lì non ha un po' danneggiato, quindi ci vogliono 14. Non mi dare poco con uno perché ragazzi, volevo averci fatto che se il carro vi scopre siete finiti. Che comunque stavo pensando, questo video è abbastanza strano, sia perché sto facendo la bella partita, e che è abbastanza strano, come penso molti lo hanno notato dai miei gameplay, e soprattutto sono riuscito a far esplodere il mio carro senza farmi esplodere, che è abbastanza difficile, solitamente piastro C4 mi scoprono, quindi devo sacrificare per tirare giù quel tantissimo carro armato, cosa che in questi ultimi tempi non sta tanto succedendo, e che non è bello. Ora domanda, questo qua è un supporto, ok. Se abbiamo bisogno di munizioni, glielo posso chiedere. Un po'. Chi sta camperando oggi? Non è uno. Ah! Sì, ma lo sta abbastanza scemo. Grazie, in questo punto della mappa, poi, vuol dire che dobbiamo fare stare abbastanza attenti a non esporvi troppo. Questo vuol dire che sta camperando, forse un pochettino, ma perché adesso sto cercando di dare, se comunque io danno di farli fuori da lontano, che è cosa molto più importante per dare un movimento vicino all'obiettivo alla squadra. Che ricordatevi, la cosa più importante è giocare sempre di squadra, ma alla lunga quello che sto facendo. Potete dire non sto giocando il C4. Sì, cercare di fare questa tattica che ho appena fatto vi fa consumare un botto di colpi. Sì, tutte le tattiche hanno dei pro e dei con. Ora a questo punto direi di andarci perché è quello più vicino allo spugnamento. Ora lì c'è una jeep, adesso devo pensare se farla poi oppure no, mamma mia, non ho passato. Qua visto che comunque questo qua è un punto dove comunque vedete vi possono prendere, mettiamo sull'angolo di me. Di città stavo dicendo è un video che sto pensando che non avessero scoperto, vai ora qua mi devo muovere perché qui abbiamo di un motore di un carro bravo, non guardare dalla mia parte no sì, che carro, quasi sempre le emozioni. Ok, allora piano di se ho una carica di C4 secondo me non mi basta, no però c'è un amico che sta piazzando, si occupa lui del carro, ok basta che lo distrae abbastanza a lungo perché possa entrare qua, quindi vedete ragazzi questo è quello che io potrei definire il gioco di spam, lui cerca di distrarci, comunque lui cerca di, poi mentre io lavoro per te lo sei lasciato fuggire, va uscendo. Ma tu sei il supporto! Sei il scemo! Ma quanti! Quanti cavolo erano! Questo qua cos'è? Buono. Dammi
Scusate. Sì, ragazzi, avete visto quanti cavolo erano? Ecco. Che ho pochissima vita, se no. Mamma mia. Che ragazzi, ho poca vita, quindi. Questo è quello che io chiamo giocare di squadra. Poi sto dicendo, tanto per farvi vedere, anche se credo che non ha dovera, dannazione, sono salito. Sto dicendo, volevo farvi vedere, 13-3, direi buono. Io voglio sapere come andrà, entriamo su B. Il problema del tizio con il MX4, come si può potete chiamarlo, l'abbiamo risolto. Il problema è che io qua problema. Infatti, ragazzi, controllate gli ascensori. Cos'è che secondo me lo spinge? Ok, usalo. Comunque, ragazzi, non volevo dire che sono controllati, come ho detto, cioè che il Commander Mode. Mi stai prendendo? Ma dai, come ha fatto? Cioè, no, guardate cosa mi succedono. Ditemi come ha fatto. Ora, ragazzi, a questo, vai, lasciando stare quello lì, perché. Ci sono cose più da cose che da parte. A meno che stia lì a campionare aspettando più di passo. Magari l'ho fregato, magari no. Sono entrato un po' storto. Sali. Via, vai, vai, vai. Che ragazzi, a questo punto qua siamo troppo in vista. Direi di infilare. Direi di infilarci su A. Ecco. Comunque siamo abbastanza vicini al nostro punto di respawn. Ora, continuo a chiederlo, cosa significa? Semplicemente avranno più difficoltà a farmi fuori. Cioè, se noi neutralizziamo questa bandiera, loro non potranno cercare di rientrare, comunque fare, perché si sia stato neutralizzata. A questo punto posso entrare soltanto una nuova o succi, che è una cosa abbastanza. Non so, sentite questo rumore qua, perché con le cuffie, ragazzi, io difficilmente gioco, perché mi vengono certi colpi, non sto scherzando, certe volte mi vengono proprio dei colpi che ho sentito, fa rumore che non capite dove che proviene, e magari il vostro no, sta laggando, sì, ogni tanto fa qualche laggata, ragazzi, è un piccolissimo problema. Siamo dei vari problemi della beta, ma ragazzi, è una beta, cioè non è il gioco completo, dei problemi. Vuoi usare la lancia granate, eh? Come ti permetti? Oh, è catatene! Sto pensando, ragazzi, da quel... Ora, se lui lo sta infondo, vabbè. Comunque, se lui ha messo veramente la personalità, mi ha beccato il canadese. Chi se lo immaginava che si fosse giocato a battere? E chi se lo immaginava che ce l'avessi proprio attaccato al sedere? No, ce l'ho quasi! Uffa. Anzi, è uno dei rischi di usare il C4, va bene che anche... Vedete che mi metto a farlo tipo 5-6 volte. Tanto lo fate non cambia niente, cioè che sembra lo stesso tempo. Almeno così non devo stare a guardare. Ora, cos'è che è questo? A fare questo coso qua che non ci serve mai a niente. Avrei preferito un secondo RPG, ma ragazzi,
riguarderà anche se pensa a contentare di quello che sia. Sì, vabbè. Questo qua è stato proprio veramente forse un film. Ma dico che ci puoi sentire abbastanza spesso, ma tu devi dire ok. Io vorrei sapere quello di dove vuoi andare. Ah, è andato proprio dietro. Supongo che noi scendiamo. Ma no, aspettate. Sto rimando su B e B, ecco, B è sempre. Io non so perché, ma B solitamente è sempre la mappa di tutto. È la più bandiera più incasinata. Sempre. È una legge qua a questo proposito. Partendo dal fatto che ho un carro attaccato a un sedere. Vedete come si viene con il cibo. Devi fare mega azione finale. Dai, P226 forever. Carica. Vai. Ragazzi, maschiamo. Niente. Che cara, l'azione finale del cavolo. Ragazzi, non credo di avere l'azione finale. Qua, a questo proposito, se non decide. Ho salvato i miei compagni. Ora, comunque, dobbiamo cercare di conquistare almeno una. Niente che qua non abbiamo riuscito a capire dove che era girato, quindi forse riesco a sparare qualche colpo in modo di essersi potuto non fornisce problemi, ma dove era posteggiato, vabbè. Dai ragazzi, che forse riusciamo. Dai, qua facciamo la finita. Dobbiamo eliminare ancora due e abbiamo finito. Cosa può fare una partita completa? Sapete la finisce, no? Ma penso stare qua della fine comunque, recap. Ragazzi, è finita 200-0, direi una bella partita. Se dai ultimi World, come vedete, ho prendete tutto. Vabbè, che ha salvato Enrico con C4 tutto, penso che avete visto, avete apprezzato tutte le mie cose con C4 per modo di dire, quindi a questo punto direi una buona partita, devo ammetterlo. Non ho niente da lamentarmi, quindi direi che chiude, non so quando lo caricherò, spero molto presto, quindi bella da Wolf, alla prossima.